Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Atleta di livello internazionale, primatista mondiale e campione olimpico, ma anche uomo colto, avvocato e attivo nella solidarietà. Per parlare di Pietro Mennea non bastano i risultati ottenuti in pista nei 100 e 200 metri piani, ma bisogna andare oltre per cogliere l'essenza di quello che è e resterà un mito dello sport italiano. È uscito un nuovo libro che racconta la sua vita. Pietro Mennea, l'uomo che ha battuto il tempo, scritto da Tommy Di Bari e pubblicato da Cairo Editore. In queste pagine l'autore percorre la fatica, l'etica del lavoro e l'ambizione che hanno portato l'atleta di Barletta a ottenere grandi soddisfazioni dentro e fuori il mondo dello sport. A tutti gli amici in ascolto, un saluto da Roberto Dalla Bella e bentrovati a Zona Sport. Al telefono con me c'è l'autore del libro, Tommy Di Bari. Benvenuto. Ciao Roberto, un saluto a te e a tutti gli amici in ascolto. Pietro Mennea è uno dei simboli dello sport italiano. A lui sono stati dedicati libri, documentari, film. Da dove nasce questo tuo lavoro su di lui e cos'è che lo differenzia dagli altri? La prima differenza che si può cogliere è che la mia non è semplicemente una biografia, non è una tassonomia o un elenco di tutti i successi di Pietro. Quelli ci sono chiaramente all'interno del libro, ma chiunque avrebbe potuto trovarli anche su Google. Quello che ho cercato di fare è una specie di, diciamo così, di docuromanzo, all'interno del quale ho raccontato la vita di Pietro, i suoi successi come atleta, come uomo e come professionista, ma in una chiave cinematografica, immaginando anche degli ipotetici dialoghi tra lui e il suo grande maestro Vittori, per esempio. Nel suo palmarès ci sono 3 medaglie olimpiche, 2 mondiali, 6 europee. A farlo entrare nella storia sono stati l'incredibile record mondiale sui 200 metri piani nel 79 e il successivo oro nella stessa distanza ai giochi di Mosca 80. Tu hai detto giustamente che Pietro Mennea non è stato solo un atleta, anzi, però chiaramente questa è stata una dimensione importante della sua vita e questi due momenti che ho appena citato si può dire che siano i momenti chiave della sua carriera, giusto? Senza dubbio sono le password della sua carriera, quelle che hanno dato la possibilità a Pietro di solcare ben oltre le nuvole il successo e di renderlo un uomo conosciuto in tutto il mondo. Se ci fosse una dimensione universale, penso che Mennea sarebbe oggi ben d'onde, un nome che brillerebbe anche all'interno del sistema universale, per cui su questo non ci sono dubbi. Quello che posso dire è che più mi ha colpito, ed è un po' la ragione che ha stimolato me e alcuni colleghi nel lavoro di ricerca, per raccogliere naturalmente anche i dati e cercare di essere attento soprattutto nel riportare con la massima attenzione il lavoro che è stato fatto attraverso quelle pagine, che credo Pietro abbia sollevato, diciamo così, una specie di masso dall'imboccatura dell'anima del sud e dato la possibilità a quell'imboccatura di ricevere ossigeno, luce e nuova vitalità, una rivoluzione che è partita dal basso, che è partita appunto dal sud e che poi è riuscita a solcare tutto il mondo. Questo credo che sia l'insegnamento più grande, più profondo che Pietro abbia dato a tutti quanti, e spero e mi auguro che questo libro possa essere, come dire, una staffetta immaginaria soprattutto col mondo dei giovani verso i ragazzi che oggi hanno bisogno, a mio giudizio, di modelli di riferimento stabili, e Pietro è sicuramente uno di quelli. La carriera di Mennea è un inno alla tenacia, all'impegno, all'etica del lavoro. Secondo molti esperti non aveva un fisico adatto per gareggiare, eppure è stato uno dei velocisti più forti di sempre. È questa, secondo te, l'eredità che ha lasciato e che dovrebbe essere trasmessa soprattutto oggi, pensando agli atleti più giovani? Eredità, dici bene Roberto, ma anche lezione di vita. Io penso spesso che siamo abituati nella nostra cultura tipicamente occidentale a credere che la performance sia raggiungibile solo su dati, come dire, di certezza e di perfezione, mentre Pietro ha dimostrato che l'imperfezione, o se vuoi quel fisico apparentemente sgraziato, unito e mescolato ad una volontà profondissima, possono comunque dare dei risultati straordinari. Quindi alla fine, tanto per tornare sul concetto di lezione, che cosa ci ha insegnato? Ignuto i deloi, dicevano i greci, la favola insegna che per essere felici o per raggiungere l'obiettivo che ci si è dati non è detto che bisogna essere perfetti, è proprio dall'imperfezione, se vuoi dalla fragilità, che si parte per riuscire a conquistare quello che davvero si desidera. Porto sempre un esempio ai miei ragazzi, perché io insegno anche scrittura creativa: se vogliamo avere coraggio dobbiamo avere paura. Dal tuo libro emerge anche e soprattutto l'uomo Pietro Mennea, che ha saputo reinventarsi mille volte anche al di fuori dello sport, e già questa è una lezione importante per tanti atleti. Parlaci allora di questa parte della sua vita, perché molti ancora non la conoscono.
È stato un grande professionista, un grande avvocato, un uomo che ha conseguito 4 lauree, un uomo che subito dopo, diciamo, la chiusura della partita con il mondo dell'atletica ha deciso di misurarsi ancora una volta nel tempo, verso il tempo e contro il tempo, attraverso la cultura, e ci è riuscito pienamente, ma non perché fosse, come dire, Roberto un cyborg, una persona semplicemente dotata più degli altri, perché aveva qualcosa di profondo, di tenace, che era il desiderio di voler risollevarsi sempre, ma non perché Pietro fosse, come dire, uomo d'inciampi, semplicemente perché per lui quello che esisteva era non nell'obiettivo, nel, come dire, nel conseguimento del record. Io ho sempre questa piccola, perdonami, presunzione di credere che al di là del tempo ci fosse in mezzo alla corsa il suo record, prima ancora che nel traguardo. Tutte queste attività in cui è stato impegnato Pietro Mennea, dallo sport alla vita quotidiana, insomma anche una volta finita la carriera, denotano una fame di esperienze, di sfide. Da dove nasce? Io penso che la sfida non è solo per Pietro. Mi ha fatto pensare agli U2, Batta i Stile, Event Found, Walter Lippin 4 cantano. Io ancora non ho trovato quello che sto cercando. Se c'è una cosa che immagino Pietro abbia lasciato come metafora della sfida, è che quello che lui stava cercando era in mezzo alle cose che stavano accadendo. E forse, come dire, il suo tempo è stato troppo breve, chissà cos'altro avrebbe potuto non solo mostrare alla gente, ma soprattutto mostrare a se stesso, perché credo che il primo vero sfidante per Pietro Mennea fosse Pietro Mennea. Tommy Mennea era nato a Barletta, che è anche la tua città di origine. Come hai ricordato oggi in quella zona, e che effetto ti ha fatto raccontare le gesta di un tuo concittadino così importante? Intanto Pietro è ricordato sempre con grandissimo orgoglio, perché oggi è una città felice di aver dato i natali a Pietro Mennea. Per me è stato particolarmente significativo, perché faccio lo scrittore di mestiere e di solito le storie le invento. In questo caso non ho dovuto inventare nulla, anzi ripercorrere le vie, le strade, i luoghi di Pietro e immaginare come Pietro li avesse vissuti quei luoghi. E chiaramente ho dovuto lavorare di fantasia sulla base di un dato reale, ma la cosa più bella che è potuta accadere è che in quei momenti, quando ho provato a raccontare quella storia, che poi è diventata le pagine che tu hai avuto il piacere di leggere, mi sono reso conto che la fantasia si poteva mescolare con la realtà, e questo binomio, questo gioco, diciamo, di realtà e irrealtà ha reso possibile quello che io chiamo docuromanzo, cioè la storia di Pietro Mennea vissuto attraverso anche un gioco di fantasia. Se dovessi pensare a un lettore tipo del tuo libro, qualcuno per il quale è particolarmente consigliato, insomma indicato la lettura della storia di Mennea, chi sarebbe? Sicuramente i ragazzi, gli adolescenti. Io giro tanto le scuole, ogni volta che finisco un romanzo la cosa che più mi piace fare è andare nelle scuole, e finisco sempre per parlare con i ragazzi prima ancora che parlare dei miei libri, e mi rendo conto che c'è un terreno fertile, perché c'è un terreno infecondo di relazione, di rapporto genitori-figli, quindi credo che modelli di riferimento come Pietro siano per loro modelli di padri, e credo che questo sia l'indirizzo più bello. Ecco, se dovesse esserci un domicilio, mi piacerebbe inviare questo libro al domicilio del cuore di tutti gli adolescenti. Allora io rilancio questo tuo augurio a tutti i ragazzi giovani che ci stanno ascoltando su Radio Laghi in Blu. Non mi resta che ricordare il libro Pietro Mennea, l'uomo che ha battuto il tempo, pubblicato da Cairo Editore. Grazie all'autore Tommy Di Bari per essere stato con noi oggi. Grazie a te Roberto, e grazie a tutti voi per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. E anche per oggi è tutto. Da Roberto Dallabella grazie per aver seguito Zona Sport, e buon ascolto su Radio Laghi in Blu.